Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi faremo insieme una crostata con pasta frolla al cocco ripiena di Nutella. Una cosa golosissima, però facile da fare. Questo non è un video per insegnarvi a fare la crostata, perché sono sicura che la saprete fare tutti quanti. È semplicemente un video per farvi compagnia e magari per darvi uno spunto per il dolce della domenica. Vado a mettere all'interno di una ciotola per la planetaria 150 g di farina 00, 50 g di farina di cocco, 110 g di zucchero semolato, potete anche utilizzare lo zucchero a velo, un pizzico di sale, 110 g di burro, possibilmente freddo o comunque se impastate a mano morbido, un uovo grande, io utilizzo un uovo grande, se invece voi avete quelli piccoli mettete un uovo e un tuorlo, un cucchiaino di lievito per dolci, e ovviamente non può mancare mezza buccia di limone grattugiata. Iniziamo ad impastare. La frolla si presenterà un po' sbricciolosa, quindi dobbiamo impastare un po' con le mani. Metto un po' di farina sul mio piano di lavoro e inizio ad impastare. Si compatta facilmente, non avrete alcun problema. Ovviamente va fatta riposare un pochettino in frigo, quindi metto la pellicola trasparente e la lascio riposare almeno 30 minuti. Dopodiché taglio la mia pasta in due parti e inizio a impastare la prima parte per il fondo. Sempre aiutandomi con della farina, la stendo abbastanza sottile, non la lascio doppia, non mi piace la pasta frolla molto doppia. Io utilizzo una tortiera di quelle in alluminio, è molto piccola perché noi siamo in due, quindi non vado a fare una crostata grande, però le dosi che vi sto dando bastano per una crostata classica da circa 26 cm di diametro. Bucherellate sempre il fondo della crostata e adesso la parte più divertente è quella di mettere appunto la nostra Nutella e anche metterci la marmellata. Per esempio una marmellata che sta bene col cocco secondo me è l'arancia, però fatemi sapere voi. Una volta che ritaglio un po' i bordi perché erano troppo alti, vado a metterla un attimo in frigo mentre cerco di stendere l'altra parte dell'impasto. Utilizzerò una griglia di decora per fare la parte superiore della crostata. Mi ci trovo davvero bene perché è molto molto comoda, invece di andare a ritagliare ogni volta le strisce utilizzo la griglia, poi è facile da utilizzare. Quindi mi aiuto con un po' di carta forno per stendere il ripiano e poi poggio appunto la griglia sopra e la rigiro, in modo tale che la pasta possa aderire bene appunto al mio stampo. La faccio aderire bene con un mattarello, dopodiché stacco delicatamente la carta forno. Vado a mettere qualche minuto nel frigo, dopodiché sarà pronta per essere trasferita sulla nostra crostata. Si stacca facilmente, non la dovete ungere, come potete vedere è veramente semplice da utilizzare. Stacco i bordi che appunto non mi servono e ovviamente la pasta frolla che avanza la utilizzo per fare dei biscotti. Forno a 180 gradi per circa 35-40 minuti. Io ho un forno che cuoce male sotto, quindi gli ultimi 10 minuti, anche 15, vado a mettere la crostata proprio sotto, attaccata al forno, altrimenti non mi cuoce, purtroppo. Ed ecco qui la nostra crostata al cocco e Nutella. Vi giuro che emana un profumo di cocco in tutta la casa e poi è davvero deliziosa, dovete assolutamente provarla. Se questo video vi è piaciuto lasciatemi un like, mi raccomando scrivetemi un commentino qui sotto se provate a farla e se vi piace questa video ricetta. Io vi saluto, vi mando un grossissimo bacio e al prossimo video, ciao!